Ben ritrovati amici di Reader, grazie Mario, grazie ancora a tutti quanti voi per questo ulteriore spazio. Allora, come avete visto dalla frase iniziale, oggi parleremo di origini. Origini in che senso? Come sapete, spesso io mi metto nei panni di chi sta iniziando questa attività, oppure la sta svolgendo da un po' di tempo, e cerca di sviluppare l'atteggiamento da leader, il giusto mindset per costruire il nostro impero, appunto come dice un po' il motto di YouLeader. Ecco che spesso mi ritrovo a dover affrontare delle situazioni con persone che dopo un po' nell'arco della loro carriera da networker si ritrovano in un momento un po' di stallo. È successo a tutti quanti e succede anche a chi è più avanti nell'attività. Ma cerchiamo sempre insieme di trovare un pochettino la soluzione a questo problema. Tutti quanti abbiamo iniziato per un motivo ben particolare. Ognuno di noi ha il cosiddetto perché e per chi. Cioè, c'è chi l'ha iniziato per una questione economica, chi una questione personale, chi per stare insieme ai propri figli. C'è chi, la maggior parte delle persone, poi lo inizia come un secondo lavoro, no? Per ottenere un extra. E poi ci sono tantissime persone che invece si sono ritrovate poi ad avere solamente il network come entrata familiare o comunque anche come unico lavoro, perché nel frattempo il lavoro principale li ha lasciati a terra. Comunque, diciamo, la stragrande maggioranza inizia con un perché molto molto grosso. Le cose ovviamente cambiano. L'evoluzione di questa attività ti porta a modificare anche questo perché e anche il per chi lo stai facendo, perché magari inizialmente potrebbe essere per noi stessi o poi può diventare per i figli o viceversa. Ci si riscopre che inizialmente si è fatto per stare più vicino ai figli, ma in realtà si cercava una scoperta personale. Poi però arriva, come dicevo prima, il momento in cui ci fermiamo. Ecco, e quando si sta proprio lì per mollare tutto, mandare tutto a quel paese, il consiglio che io do sempre a chi si trova in questa situazione è quello di ricordarsi sicuramente il perché e il per chi, ma soprattutto lo stato d'animo in cui si trovava quando ha deciso di chiedere informazioni, quando ha deciso di schiacciare quel tastino info, quando hai chiesto informazioni a un tuo amico, a un tuo parente per iniziare questa attività. Ecco, ricordati sia il perché, ma anche come ti sentivi in quel momento. Vi parlo della mia esperienza. Io ho iniziato a fare questa attività inizialmente perché volevamo un'entrata extra, ma in realtà cercavamo qualcosa che ci animasse un po' le giornate, ma soprattutto ci risvegliasse a livello emotivo e personale. Quanti di noi vanno al lavoro la mattina per uno scopo che non è il nostro, che non è il loro? Cioè vanno senza vedere, cercando che arrivi il prima possibile l'ora di finire quella giornata. Ecco, esattamente quello è lo stato d'animo che sentivo io ed è quello che mi tiene ancora di più aggrappato rispetto al perché, cioè una svolta economica, e il per chi, cioè per la mia famiglia. Quindi il consiglio che vi voglio dare questa volta, amici, è quello di ricordarsi sempre lo stato d'animo, la genesi di questa attività, il motivo per il quale abbiamo chiesto informazioni, che è quello che è dentro di noi e dentro la nostra testa. Vi ringrazio ancora amici di YouLeader, grazie ancora Mario e vi ricordo sempre di partecipare alla challenge mandandomi una fotografia in direct o su Telegram con la vostra faccia e per metà il taccuino di YouLeader. Vediamo a chi tocca oggi. Ciao!